Beppe, rientro dal primo minuto, tu forse sei quello che ha la fisicità maggiore nell'Alessandria e questo ti porta a cercare di trascinare, ma oggi vi è mancato qualcosa sotto porta, solo quello? Sì, sicuramente l'aspetto della fisicità è una cosa evidente, cerchiamo un po' di fisicità ma magari davanti abbiamo altre caratteristiche come la rapidità e la velocità. Sì, sicuramente parliamo di un'azione che abbiamo preso gol, veramente forse 45 se non 60 minuti dentro la loro metà campo dove non riesce a trovare il guizzo vincente. Queste sono partite dove la Serie B è così. Purtroppo ti fanno un gol, ti fanno due gol, poi le squadre comunque si chiudono e ti ripartono in contropiede perché hanno tutta gente di gamba. Quindi la verità è che bisogna cercare di stare più attenti a non prendere gol e magari a farlo tutto. Il mister ha detto ai miei ragazzi uscite a testa alta perché avete dato tutto, ma come vi sentite in questo momento dopo 12 giornate, la classifica, queste prestazioni senza raccogliere, pur stando come dicevi tu, anche 70 minuti nell'area avversaria? Beh, sicuramente c'è amarezza, contavamo di fare punti, soprattutto davanti al nostro pubblico, però la verità è un'altra. La verità è che abbiamo preso due gol, che abbiamo perso l'ennesima in un'altra partita, e quindi sicuramente dobbiamo fare qualcosa in più per cercare di far punti, perché la verità è che più si è dentro, cioè più si capisce quello che si sta facendo in questo momento, è maggiore la percezione, diciamo, sia di prendere gol sia di farlo. Questo ti porta a vincere le partite. Luca, prego. Beppe, visto che oggi hai giocato di nuovo dal primo minuto, hai giocato tutta la partita, chiedo intanto come ti senti. Comunque immagino che essendo stato dentro sempre ti senti completamente recuperato. Sì, diciamo che ho fatto un rientro doppio, nel senso che infortunato e poi sono rientrato, mi sono rifatto male per poi rientrare un'altra volta, quindi diciamo che non sto ancora al 100%, lo sento anch'io, ho detto a fine partita anche al mister, non sto al 100%, questo sicuramente, sto cercando di dare il massimo, come ho detto l'altra volta, spero questa volta che la sosta mi serva, questa volta mi serve già poco perché poi nella ripetizione mi sono fatto male, però spero, ecco, che questa sosta mi serva per rientrare al 100%. Altre domande? Come si, questa è la B, ma come si compatta questa squadra, riesce a stare fuori da non guardare gli altri davanti, i risultati, e stare dentro queste due settimane, oppure si sente un peso diverso, la responsabilità è un peso che può. Sì, sicuramente lo stare insieme ci può portare, diciamo, a colmare un po' di gap che c'è su questa direzione, diciamo. Noi cercheremo sicuramente, come abbiamo sempre fatto, di far gruppo, di stare tutti insieme, di cercare di portare la partita o le prossime partite dalla nostra parte. Sappiamo benissimo che non è una cosa semplice, però il massimo impegno da noi ci sarà sempre. Altri interventi? A posto, grazie.